sia un momento fondamentale. Quindi, se mi sentite sempre dire grazie per aver accompagnato il film, dietro a quell'accompagnato c'è un ragionamento, poi che abbia senso me lo direte voi. Appunto, grazie Anush, grazie Vittorio. Non è la vostra prima volta in Giappone, tua no di sicuro, sua nemmeno, perché noi avevamo già visto per la selezione di 2018, 2018, sì. abbiamo visto Monsieur Kubota, girato però in un Giappone molto diverso, no? Invece come avete, cioè il Giappone post-Fukushima, come avete conosciuto la realtà di Yonaguni e come siete entrati in contatto con questa realtà e come avete pensato, stop, facciamoci un film? Abbiamo iniziato questo lavoro con un desiderio molto semplice, che era quello di raccontare una lingua che stava scomparendo. Abbiamo aperto l'Atlante dell'UNESCO, che ha tutte le lingue del mondo che stanno scomparendo. C'è un aereo che è partito. Però, dopo tutti questi aerei, credo No, sono 3 giorni che io dico, che mi dicono che ho gli acufeni, che dicono. Ok, va bene, no, diciamo, guardato l'Atlante tra tutte le lingue che stanno scomparendo, abbiamo scelto per diverse ragioni, che adesso non possiamo citare alcune molto, ma diciamo ce n'è una di cuore, che è quella legata al fatto che effettivamente è il terzo film che facciamo in Giappone, e ce n'è un'altra molto più umana, del fatto che abbiamo incontrato Patrick Heinrich, che è un sociolinguista dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, e che è uno degli massimi esperti al mondo, non solo del Dunan, che è la lingua di Yonaguni, ma anche del giapponese. E dopo mezz'ora che abbiamo incontrato, stavamo comprando i biglietti per andare a fare il sopralluogo a Yonaguni. Una volta arrivati a Yonaguni, abbiamo visto che dietro la lingua, cioè che la lingua era la punta di un iceberg, che era uno dei vari epifenomeni di un mondo che stava scomparendo, e in questo mondo che stava scomparendo abbiamo scelto di raccontare soprattutto una storia molto semplice, quella di un gruppo di adolescenti che, siccome non c'è più il liceo, è costretto ad andarsene dall'isola. Ma di scomparse legate a Yonaguni ne potremmo parlare per molto. C'è una religione, che sta scomparendo, c'è l'ultima sacerdotessa in vita che non vive neanche nemmeno più a Yonaguni, ma vive nell'isola vicina, ma per andarci bisogna prendere l'aereo, ed è Ishigaki. Quindi c'è una base militare da ormai 5-6 anni giapponese, che ha spaccato l'isola in due. Elementi diciamo, sociali, storici, geopolitici, che fanno di quel luogo lì un luogo di scomparsa sono numerosi. Noi abbiamo deciso di raccontare anche perché poi siamo arrivati, diciamo, il primo ragazzo che se ne va, Genki, c'è questo momento molto toccante per noi, in cui dice alla famiglia, che in sostanza grazie, e glielo dice in questo modo molto cacciarone, molto di Okinawa, diciamo, del sud del Giappone, mangiando, insomma, mangiando dolci. E siamo arrivati in quel posto lì dopo la seconda volta che siamo stati a Yonaguni, sono stati 4 volte, e quando siamo arrivati, dopo 25 ore di volo, ci hanno portati direttamente lì dentro, e nonostante la stanchezza, abbiamo capito immediatamente che quello era il nostro terreno cinematografico. Da quel momento in poi è stato quello. Ah, vengo qua. Grazie. Questa è la però c'è una filiazione in qualche modo tra il primo progetto nostro giapponese, quello che citavi tu prima, che è quello, diciamo, girato e fotografato, perché in quel caso c'era anche il mio lavoro di fotografo lì dentro, nei luoghi a Fukushima, nei luoghi della distruzione dello tsunami del 2011. In qualche modo, dopo una serie di progetti e di film che abbiamo fatto insieme, che partivano per l'appunto da dalla scomparsa, dalle strategie di sopravvivenza che si mettono in atto dopo una tragedia, in questo caso un cataclisma naturale, e non solo, ci siamo detti cosa succede un attimo prima che quella scomparsa abbia luogo. Quindi la lingua è stata la porta d'accesso per l'isola e poi ci siamo resi conto effettivamente che le declinazioni di questa scomparsa erano numerose.
e visto che il progetto è molto più ampio, ha dato luogo a esito anche a una pubblicazione di un libro e a un'installazione, per il film abbiamo deciso di raccontare questa fine, la fine di una comunità, attraverso una delle declinazioni più contemporanee, più attuali, che è quella di questi ragazzini che si trovano di fronte allo stretto di Yonaguni, che ad un tempo anche la loro linea d'ombra, per citare con Margella, un rito di passaggio all'età adulta. Infatti, a proposito di linea d'ombra, uno dei momenti più incredibile del film, e non so quanto sia staged e quanto sia invece spontaneo, è la scoperta delle ossa nel bosco. Cioè, come, cioè, volete svelare, si può svelare che cosa, soprattutto per quello che porta dentro al film, quel di primo piano, il ragazzino che dice sì, loro sono rimasti con in mano quella cosa. Cioè, ok, sì. Si vede che sei una generazione di Goonies. Goonies a parte. No, come molte cose, quella scena in particolare è staged, cioè messa in scena. Si è creato una relazione con i ragazzini che ci ha permesso molte volte di giocare questo tipo di gioco. E, ma nasce da ovviamente un dato documentario, cioè che Yonaguni intera è nelle parti di foresta piena di resti di guerra diversa, questi, probabilmente questo testo che vediamo è della guerra di Okinawa, del bombardamento americano del 42, come poi lo stesso bambino che è della nonna, ma anche di battaglie precedenti con la Cina e così via. Quindi è il frutto anche di una ricerca assolutamente reale, perché eravamo in quel campo per girare un'altra scena e la signora ci ha detto: ma non avete visto i testi nella foresta? E quindi siamo andati a vederli e abbiamo proposto ai ragazzi di fare una scena in quel luogo. Ci sono domande? Giro, ma perché io... No, mi chiedevo scusa perché ero girato. Ok, grazie. Film molto bello, grazie per l'occasione, per dirlo. Ho due domande, ma veloci. La prima è: eravate sempre lì durante il monsone? Perché le Ryukyu sono famose per essere, cioè, nel senso, sono il posto in cui la gente giapponese va in vacanza, perché sono nei tropici, fa caldo tutto l'anno, è un posto incredibile. E qua pioveva sempre. Non so, eravate lì a febbraio, non so quando c'è, ma cioè, pensando a quando inizia l'anno scolastico in Giappone, più o meno penso che fosse lì prima che iniziasse. E seconda domanda, che è velocissima. Siccome non ho il telefono per controllare, perché in questo momento è impegnato, ma lo stretto di Yonaguni è dal lato con Taiwan? Giusto per capire, perché è proprio lì di fianco. Allora, la prima è... quella meteorologica. Meteorologica, mio, tra noi due senza sono più io. Meteorologica, diciamo che siamo stati quindi spesso effettivamente in questo momento dell'anno, quindi a fine marzo, inizio aprile, perché è il momento in cui finisce l'anno scolastico giapponese e hanno tipo un giorno e mezzo di vacanza e poi iniziano la scuola, e quindi sì, sono stati spesso in questo periodo. Poi siamo stati anche a novembre, un'altra volta siamo stati a maggio, ma non siamo mai stati in estate per varie ragioni, sono stati 4 volte in tutto. Invece l'altra domanda la trovo molto interessante, perché la risposta è che non lo sappiamo, ma non lo sappiamo per una ragione molto semplice, ed è che il Dunan, la lingua di Yonaguni, sta scomparendo al punto che, nonostante noi siamo stati bravissimi, cioè fortunatissimi ad avere un pool di sociolinguisti meravigliosi che hanno lavorato con noi, ma loro stessi non hanno più la traccia per sapere certe cose, cosa volessero dire. Per esempio, c'è un momento in cui, non so, c'è una signora che dice che questa cosa dura come il passaggio dall'est all'ovest dell'isola, come il mosto del sakè. Insomma, ci sono dei dettagli di un mondo isolano, diciamo, premoderno, non lo so, ci sono molti modi per definire questa cosa, comunque, di cui non abbiamo più traccia. Ormai la lingua è a tal punto lontana che non abbiamo più traccia. Quindi quello stretto lì, secondo me, è lo stretto verso Taiwan, se vuoi la mia opinione.
però mi piace di più questa versione qua, perché è quella più fedele in realtà, credo. Cioè, la traduzione dei sunkani, per esempio, che si sentono nel film, ossia i poemi classici di Yonaguni, hanno, i sociolinguisti e i linguisti che hanno lavorato hanno fatto quello che potevano, diciamo, ma più in là purtroppo non si può più. Cioè, è già andata la lingua, ecco, questo volevo dire. Altre domande? Avevo visto altre mani? Beh, allora parliamo ad un certo punto un pochino ci si dimentica anche del fatto che si tratta di un documentario. No, è una parola che tendiamo a evitare di usare, ma è proprio questa dimensione invece di racconto della giovinezza di questi ragazzi emerge tantissimo. Cioè, quanto ci è voluto per entrare in quel rapporto di confidenza che ti consente di seguirli passo passo in un contesto dove, ad un certo punto, ho detto ad Andrea, rivedendo la scena dell'imbarco all'aeroporto, in un'isola con 1500 abitanti, come minimo la ragazza al check-in è tua cugina. Cioè, quindi in un rapporto dove c'è, immagino, una super confidenza da parte loro, e voi siete quelli che arrivano da Occidente, no? Sì, non solo è sua cugina, ma si lascia filmare da due quarantenni che vengono dall'altra parte del mondo a quella distanza lì in un aeroporto. Credo ci sono pochi esempi nel mondo in cui sia possibile fare questa cosa qui, però tocca a te. Okay. Beh, come anticipato Anush, la porta d'accesso è stata la nostra fortuna aver incontrato Patrick Ayre. Di conseguenza lui, che aveva lavorato almeno 7-8 anni sull'isola, conosceva ancora, perché ahimè molte persone con cui aveva lavorato erano morte nel frattempo, però degli alleati giusti, diciamo, ci hanno... Però adulti. Adulti, questo sì. Il passaggio successivo è come sì, entri sì. Nella dimensione del... Ci sarei arrivato, nel senso che no, poi... Scusa. No. E sulla questione degli adolescenti, per l'appunto, il primo ragazzino, sono arrivati dopo 25 ore di volo, ed era Sakiara, cioè la persona da cui dormivamo, che aveva fatto il collegamento, aveva detto: se avete bisogno stasera, arrivati dopo un volo di 20, più voli che sommati facevano 25 ore, stasera c'è una delle feste in casa di uno dei ragazzini che sta per partire. Detto questo, ogni storia era un po' a sé, nel senso che Genki, come avete potuto notare, ha una famiglia poco giapponese, scusatemi il cliché, ma iper calorosa, iper legata a loro, molto fisica, e quindi ci hanno accolto immediatamente. La sera stessa eravamo da loro, il mattino dopo eravamo da loro, e abbiamo approfittato della breve settimana di vacanze prima che lasciassero l'isola lui e i fratelli che erano tornati per l'occasione. Mau, che è la ragazza col cavallo, è venuta a cercarci. Noi avevamo fatto una specie di casting, di proposta alla scuola, e lei con questa mamma molto silenziosa, entrambe avevano probabilmente molta curiosità nei nostri confronti, e sono venuti da noi, e di lì in poi abbiamo instaurato un rapporto che, come con tutti gli altri, in realtà è apertura. Quindi, come dicevo prima, con alcuni, quei gruppetti, quelli che si vedono a chiacchierare di banalità in qualche modo, come abbiamo fatto tutti a quell'età, alle volte si instauravano dei giochi come quello delle ossa, oppure un giorno siamo arrivati, c'erano loro e ci siamo fatti dal molo con loro e abbiamo cominciato a fare gli stupidi, e quindi si crea la confidenza in quel modo lì. Altre volte sono prendere con delle patatine. Corruzione. No, poi aggiungo solo una cosa, in sostanza una cosa che ci piace fare moltissimo è quella di annoiarci con i nostri protagonisti, e quindi passare del tempo finché quella noia non diventa normalità, e a un certo punto magicamente qualcosa succede. Però quindi in fondo non c'è una risposta definitiva, è solo che si aspetta, il tempo fa l'immagine, il tempo fa il suono. In testa, prima l'ho citato da Lina d'Ombra, quindi riferimento nobile, in testa un libro di un amico che ha scritto un libro degli anni 90 proprio su questo stato dell'adolescenza, e il titolo era Il gioco di far sera. Cioè, il grande impegno che hai a quell'età lì è quello di far arrivare la sera passando del tempo insieme. In qualche modo abbiamo
recuperato quell'idea di probabilmente salutandolo per l'ultima volta anche noi, cioè, non è assolutamente un film autobiografico, ma c'è cioè, un saluto a quell'età ormai per quel che ci riguarda superata, per fortuna. No, non è un saluto, non è un film autobiografico, ma in qualche modo io penso alle valli, soprattutto nostre, cioè penso a cos'è essere adolescenti nelle valli o nei piccoli paesi e dover dire ok, io per cioè se voglio andare a scuola non ci vado a piedi ma devo levarmi la paglia dal sedere e muovermi, e in qualche modo cioè alla fine è un tipo di narrazione delle relazioni che risuona anche a distanza di migliaia di chilometri, non è esclusivamente giapponese, e in qualche modo anche la perdita della diversità linguistica in Europa, in Italia, appunto nelle valli, ma nelle zone isolate, in qualche modo va di pari passo con questo tipo di meccanismi, per cui cioè, grazie anche per quello, nel senso potevate andare più vicino, più sull'Appennino e ovviamente sto scherzando. Mi permetto di scherzare. Abbiamo un pubblico serissimo stasera, cos'è successo? Sono sicuro che avevo in mente un'altra cosa prima di dire tutte queste stupidaggini, ma ormai mi sono perso nell'idiozia e quindi... No, è vero, nel senso che la questione che citavi tu ora è universale, sia quella linguistica, basta pensare appunto alle nostre vallate, sia quella di quel territorio inesplorato che è il passaggio d'età, no? A Yonaguni alcune cose sono più estreme, ma anche solo per la posizione geografica, lo stretto di Yonaguni, quale che sia, non è calmo, come dice la canzone, è selvaggio, è rude. E basti pensare al fatto come a Yonaguni a un certo punto si cita è un arcipelago il Giappone, però le isole principali sono il mainland, quindi c'è una subordinazione, no? Ci sono le isole principali, poi quelle secondarie. Quindi è una storia di periferie nel senso più estremo, cioè più metaforico del termine, nel senso che è un posto meraviglioso tra l'altro, però è una periferia di un mondo, e quindi quel sentimento di cui parli può essere comparato a quello di un ragazzo che nasce in una valle isolata e così via. Sì, poi c'è qualcosa nello sguardo di questi ragazzi che ricorda anche la nostra locandina di quest'anno, cioè c'è questo guardare verso un altrove che è sia geografico che una speranza di qualcosa che non si vede vissuto nel proprio luogo, insomma. E poi ovviamente la cosa che a me personalmente ha colpito molto è questa necessità della generazione degli adulti di ricordare l'alterità linguistica, culturale ai ragazzi, e questo loro invece essere portati verso la globalizzazione, verso appunto verso il mainland. Sì, no? Delle sfide del film riuscire a unire queste due, e anche il tentativo degli anziani di aggrapparsi a quelle ultime cose, perché hanno subito molti tipi di occupazioni, ovviamente anche culturali, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di vedere veramente gli ultimi tentativi degli anziani, e ad esempio in quella scena di registrare quello che ricordavano in quanto bambini nativi, native speaker di una lingua che gli è stata proibita fin dalla tenera età, quindi la lingua delle loro madri, dei loro padri. Volevo aggiungere il fatto che guardando adesso il film, io da un po' che non lo riguardavo, e in questo momento siamo un po' emozionati io e Vittorio, perché stiamo per tornarci, penso che il film esce in sala in Giappone e lo stiamo per accompagnare in un grande giro promozionale che ci porterà, se l'imperatore ci dà il visto, anche a Yonaguni. Quindi io ho rivisto questa sera il film pensando al fatto che tra poco forse andremo ad accompagnarlo lì. Intanto che il film esca in sala in Giappone già in sé è un miracolo incredibile, ma in più ecco, andare a Yonaguni è meraviglioso. Senza voi. No,
avremmo la voglia di parlarne all'infinito, avremmo la possibilità di entrare ancora di più nel dettaglio, e secondo me ad un certo punto riusciremo anche a sciogliere tutte le resistenze del nostro pubblico, ma purtroppo la programmazione ci incalza e quindi dobbiamo lasciare spazio alla prossima proiezione. Vi ricordo di votare questo film, come tutti i film dei Visti da Vicino, con la cartolina che vi è stata data all'ingresso. Grazie per essere venuti. Grazie. Grazie.